Sì, dopo la Vai, pizza. racconta sta cosa con il vegetariano, bro. Che merda fanno. Bella cagata. Strabuona. Comunque, allora, questo cioè, fa ridere che ne parlo adesso che sto mangiando l'uovo. Comunque, cioè, no, ma allora mi è venuta questa idea, ma non ci ho fatto un ragionamento perché avevo altro da Beh, quello fare. sarebbe brutto Però dire. ho fatto. Ma hai esordito nella prima clip all'inizio dicendo: no, no, ho fatto un ragionamento che è proprio una figata e sta proprio in piedi. No, sì, perché l'avevo parlato con una mia amica e secondo me aveva senso. Cioè, allora, noi tutti scandalizzati se vedono un cane morto, tutto, no? Ok, però noi facciamo lo stesso. E noi in realtà facciamo uguale, identico con tutti gli altri animali. Sì. E non è che le Ci mucche scandalizziamo. siano meno amorose, amorevoli dei cani. Sono uguali, cioè, se guardi video di gente che ha tipo. Che ha una mucca ed è amico della mucca, no? E sono strapatate anche loro, no? Quindi no, non c'è nessun motivo per cui dovremmo avere più o meno compassione per un animale o l'altro. Dovremmo avere compassione per qualsiasi essere Sì, hai vivente. ragione. Ecco. Penso sia una questione di cultura, Però, tipo. esatto. Infatti mia mamma dice, non sul fatto che i musulmani abbiano tipo i maiali come animali domestici, ma appunto per la questione della cultura. Però io ti dico, infatti io, quando vengono fuori gli scandali, tipo che si vedono che tritano i pulcini vivi o che prendono le mucche o i maiali, li prendono con tipo le ruspe, li macellano o li ammazzano da vivi, queste robe qua, sincero, a me passa la voglia di mangiarlo. Ma Infatti, il sì, concetto è certo. che, purtroppo, cioè, nel senso, Povere Irene. la carne non la sostituisci con altre cose. Oddio, magari In sì. realtà adesso hanno fatto la Sì, ma capisci carne che artificiale che è buona te. Ma uguale, non si sente la differenza e ha anche più proteine. te, cioè, ti rendi conto, cioè, sincero, di mangiare una roba artificiale No, ma mi caga allora il l'obiettivo. cazzo. Qual è la differenza? Scusa, cosa cambia? Tu guardi l'uovo e dici, ma è il figlio del pulcino. Dipende da come lo descrivi, ma in realtà è solo un nutriente Vabbè, quello è vero, che sono ti serve. d'accordo. Oggettivamente, che Cioè, nel senso, cos'è? non è una roba chimica, cioè sono. Cioè, non è nulla di che. Cioè, ti fa bene uguale, anzi, è Beh, sì, che è meglio. chimico, è fatto artificialmente. Sì, ma cosa c'entra? Ho Il fatto è capito, che sì, non ti ma. faccia male. Beh, a L'importante è sto che non ti punto faccia allora male. Nel senso, io mi non è prendo plastica. delle bibite che contengono tutte ciò, cioè quello che ho bisogno, allora vado avanti a pastiglie e bibite, cioè. Sì, ma allora, se tu prendi un cibo che ha la stessa consistenza di un cibo normale, che ha gli stessi benefit e nessuna controindicazione, e che magari è anche meglio del cibo vero e Però proprio, il perché non discorso dovresti mangiarlo? è Solo perché hai il concetto, perché sei abituato a sapere che il cibo vero è così, ma è un po' piuttosto, come. sinceramente, preferisco prendere la carne o il cibo in posti in cui so come sono stati trattati gli animali, tipo in aziende che non sono robe Ma perché, ma all'ingrosso. perché, ma perché, fa, perché, allora, perché ucciderlo se puoi Cioè, avere lo penso che il suo stesso ragionamento risultato? non sia tanto Il solo perché discorso li è trattano male, cioè comunque a prescindere da come l'ammazzi, tu la stai ammazzando la mucca. sì, cioè, sarebbe viva se tu non mangiassi. Allora, già che possiamo, Cioè, nel senso, non sto difendendo perché è un argomento che mi tocca poco, perché mangio pochissima carne, in generale non mi Anche piace. io. Ma sì, E anch'io. poi, vabbè, per cui, e quindi cos'è che stavi dicendo? Cosa? Cos'è che stai dicendo tu? Boh, Beh, io sono dell'idea che a prescindere, cioè non è che se noi smettiamo di mangiare la carne, la gente nel mondo smettono purtroppo, è una roba che. no, Cioè, ma o più tutti gente lo fa, fanno. più gente smette. Ma no, cioè, Anch'io no. sempre ho detto questa È cosa. una roba troppo impossibile, No, raga. fidati, Ah, che te lo volete un metti po' in testa d'acqua? la Vuoi un po' d'acqua? gente. Ma No, sì, cioè, va va bene comunque, perché è gasata questa. bene. Ok. Vuoi? Sì. No, Te guarda che è un po' come. Guarda aiuto. Non devo piangere. che il passaparola è un'arma potentissima. Se più gente lo fa, più impatto ha. Cioè, è solo una questione di abitudine, eh. È solo quello. Ma voi raga in chat cosa ne pensate? Perché anche io ho sempre detto, non è che se tu non la mangi i maiali non vengono ammazzati, perché Esatto. comunque un sacco di altra gente lo mangerà, per cui i maiali saranno lo stesso quantitativo. No, certo, ma dico, Lo se stesso puoi non discorso quantitativo. è, se in massa lo Se a facessero te. tutti. Esatto. Ma comunque, anche se non facessero tutti, Comunque se a te farebbe la non cambia niente, grigliata. perché dovresti farlo? Cioè, Oh, tipo a certo. me non cambia niente, allora io non. Io penso che abbia senso il tuo ragionamento perché
hai fatto la premessa sul discorso del cibo con lo stesso gusto, ma ricreato sostanzialmente. Sì, non è che prendi una sottiletta e la mangi al posto della carne. Se c'è una carne che è fatta artificialmente, che poi il termine artificiale sembra un termine negativo, ma in realtà è solo perché è fatta dall'uomo, tutto là, non è che sia, oh mio Dio, l'ho fatta dalla cacca. Semplicemente, se prendi la stessa identica cosa, ma non ammazzi l'animale dall'altra parte, se non cambia niente, perché tu per un'abitudine tua dici no, allora io continuo a mangiare la carne normale. Se si può evitare, perché no. È un po' come dire una moto che consuma e che fa casino, e prendi una moto che fa casino ma non consuma. Capito? Cioè, prendi un due tempi, no? Mm. Ti piacciono i due tempi, prendi un due tempi. Se ci fosse un due tempi che non consumasse niente, ma fa lo stesso casino e ha tutte le stesse caratteristiche, perché devi consumare? Fai solo un danno in più, capito? No, beh, quello è però un altro discorso, secondo me. No? No, ha senso, sono abbastanza d'accordo. È la prima volta che sono d'accordo su questo argomento, perché hai fatto la premessa iniziale sul discorso del cibo, perché io sempre ho sentito di gente che diceva io non mangio la carne per questi motivi qua, e quindi non mangio proprio più carne, cioè è gente proprio che vive di verdure e tutto. Cosa è successo? È fantasma. Non leggetelo, vi prego, non leggete questa cosa. Cioè, leggetela ma non ad alta voce. No, allora non hai detto quello che intendevo io. Mi sa che abbia letto un altro. Io ho letto lo spacciatore. No, era un'altra roba, vabbè. Ok. Per cui, cioè, un conto è se tu ti limiti a mangiare solo altro. Un conto è se dici io mangio quella roba lì che mi dà il piacere del mangiare la carne, ma non è carne effettivamente. Sì, io non dico basta mangiare carne, che magari c'è a chi piace tanto, perché non dovresti privarti di qualcosa che ti piace? Ha senso. Non dico mangia erba. Mangia carne che ti dà gli stessi benefit, ma non fai del male a qualcun altro o male. Guarda che noi siamo fortunati, possiamo magari permetterci la carne buona, ma c'è chi non può e deve andare e se le fa procurare da chi li tratta in quel modo là. Cioè, ma lì perché lì è la maggior parte, noi siamo fortunati perché abbiamo magari un po' più di disponibilità e possiamo permetterci di comprarlo, che magari li trattano bene, ma sì, che poi anche io dico, ma c'è anche, cioè, no, al supermercato, se vende la carne al supermercato, o 90 su 100 possono averli maltrattati, capito? Sì, e poi comunque adesso la carne artificiale costa anche meno, adesso in America, della carne normale, e quindi c'è anche il fattore economico che aiuta, perché un conto è se costasse di più, ma se costa anche meno, ti costa meno, non ti cambia niente e è buono uguale. E fa meglio, quindi che discorso è? Ha senso, andrebbe approfondito. Boh. E poi questo è un ragionamento che ho visto da TikTok, che è una cosa a parte, che però mi ha fatto riflettere. Il fatto che se ti metti nei panni dell'animale, no? Ti immagini, tu sei quell'animale e ti trovi uno con... Questa è più una cazzata, fa un po' ridere, però mi ha fatto riflettere, quindi lo condivido. Ti trovi uno che ti rincorre con un'arma praticamente, un coltello, e ti insegue finché tipo non sei stremato e ti ammazza per mangiarti, e ti trovi sto qua che ti rincorre e non puoi fare nulla perché puoi solo correre finché non sei, cioè è come concetto, è ok che lo facciamo da anni, da sì, secoli, sì. Però come concetto, se tu ti metti in quei panni, è molto ok che la natura e funziona così, ma se si può evitare perché abbiamo i mezzi per evitarlo, perché no, capito? E secondo me è un ragionamento sì. C'è da dire che se facessero poi quello che... Poi chiamiamo lui, se no lui non mangia pure. Sì. Ma sì, infatti, minchia, poverino. È il mio povero uovo ucciso, trucidato. Non si è neanche... Trancotto. Perché trancotto, infatti quando fa così non è il massimo. Cosa cazzo volevo dire? Ah, che se le aziende... Comunque ho letto, ma gli animali non lo capiscono, non è vero. Ma no, è una cazzata. Perché lo sentono tanto quanto o anche di più. Quindi sì, non è vero, gli animali sono animali. Percepiscono una cosa in modo diverso, ma non possiamo concepire quel diverso. Sì, beh, però a prescindere dal fatto, cioè, è brutto pensare, cioè, non ne parlavo con te. Chi cazzo era? Ero in macchina con qualcuno, abbiamo visto tipo tutti i maiali nei camion, così. No, penso io, no, io no. E abbiamo detto, minchia, però, pensa a questi qua.
nascono, vengono riempiti di robe e la loro vita è nascere per essere, cioè per essere ammazzati dopo un anno, capito, neanche. E lì cosa ridi? I commenti su te, spettatore. Eh? I commenti su di te da spettatore. Che io spaccio. Fa troppo ridere. Però sono belli sti capelli, no? Adesso dicono no. Fanno cagare. Ma spaccano invece.